Il 25 marzo celebriamo il massimo poeta italiano, Dante Alighieri, nel giorno in cui crediamo abbia avuto inizio il suo viaggio nel mondo dell'aldilà, che è diventato poi la più grande opera di poesia italiana. E ci dispiace non poter inaugurare questa bellissima mostra dal vivo, ma speriamo in futuro di poter organizzare altri eventi che celebrino questo grande poeta. Dante per l'Italia è stato innanzitutto l'unificatore della nostra lingua, che nel corso dei secoli ha espresso l'unità sociale, geografica e politica del nostro paese. Con Dante è nata una lingua meravigliosa, quella che lui stesso definisce la lingua della terra dove il sì suona. Ma Dante è stato anche l'inventore di un grande viaggio intorno all'uomo che è celebrato in questa opera meravigliosa che è la Divina Commedia. È un anno difficile, è un anno di Covid e sicuramente speriamo in futuro di poter avere altre occasioni per incontrarci dal vivo. Intanto ci godiamo questa bellissima mostra che inaugura i 700 anni dalla morte di Dante, che cadono proprio nel 2021. E come Dante disse uscendo dalla prima tappa del suo viaggio nell'altro mondo, l'inferno, speriamo, così come disse lui, di ritornare a rivedere le stelle e muoverci verso quell'incontro col divino che è quello che Dante definì l'amore che muove il sole e le altre stelle. Arrivederci, a presto.